venerdì sera, ben ritrovati. Questa sera doppio appuntamento, tra poco appunto ci sarà l'intervista del Punto al mio tavolo con una serie di esponenti e poi la grande maratona del Punto, esclusiva di Antenna Sud, questa sera oltre tre ore e mezza insieme per la prima e lunga serata del Punto. Allora, siamo pronti perché questa sera daremo voce e riflettori accesi su quello che è accaduto qualche giorno fa a Firenze. Quelle immagini hanno davvero indignato il paese. Parleremo di scuola, parleremo di bullismo, vedremo queste immagini davvero molto molto forti. Ne parlerò e ringrazio dal Partito Democratico Chiara Dabbo, che è tornata a trovarmi. Eccola qui. Grazie. Buonasera. Anche a Raffaella Casamassima da Fratelli d'Italia. Buonasera, buonasera, avvocato, ben ritrovata. Grazie Manila. E vado a salutare Monica Giacomantonio, ben ritrovata, eccola qui. Buonasera Manila, buonasera a tutti. Se siete d'accordo, io partirei subito con queste immagini davvero molto forti. Guardate. Oh merda! Oh cazzo! Ragazzi, scappa, 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 scappa! No, basta, io! Cazzo! Oh cazzo! Allora, Dabbo, ovviamente di queste immagini prendiamo anche, soprattutto oltre le immagini violente che abbiamo visto, le parole. Abbiamo sentito la parola fascisti. Qui si è poi scatenata una grande polemica ovviamente nel comparto politico, ragion per cui abbiamo i due come dire, fronti del governo, opposizione e maggioranza, a cui questa sera ci chiarirete la questione. Poi sono seguite le manifestazioni di protesta. Insomma, vengo a fare il punto subito dalla posizione del Partito Democratico, perché insieme alla nuova neosegretaria siete stati molto duri nei confronti del governo Meloni. Sì, siamo stati molto duri perché è chiaro ormai a tutti che quando si fa un'azione bisogna prendersi appunto anche la responsabilità e le conseguenze. Quindi si sa che questa azione è stata fatta sì da ragazzi, ma ragazzi che fanno parte di un gruppo ben noto a tutti, e sono diversi anni che come partito, ma anche come giovanile e come giovani, chiediamo che vengano sciolti questo tipo di associazioni, proprio perché ci rendiamo conto portano a questo, e farlo in una scuola, fuori da una scuola, è un problema. Perché avete sostenuto che il governo Meloni si sia poco espresso su questo episodio? Non l'abbiamo sostenuto, è una cosa abbastanza visibile che appunto il governo Meloni si è espresso poco, anzi forse nulla, sia su questa vicenda ma su tante altre vicende molto simili. Il bullismo è una questione molto seria. Della nostra... Partiamo da un dato, se posso, cioè... Intanto cerchiamo di ridimensionare l'accaduto rispetto a quello che è il tema che ha voluto portare la sinistra a quella che poi è stata la manifestazione che si è tenuta poi di lì a poco a Firenze. Cioè, quella era una rissa, andava contestualizzata nella forma che le è propria, quindi violenza. È chiaro che la Presidente Meloni non ha volutamente, secondo me, espresso opinione a riguardo, perché non si trattava di un gruppo di fascisti, ma si è trattato meramente di un episodio di violenza. Non è si trattava di così. Una rissa. Questo è stato anche meglio specificato da un docente, da un professore che era fuori da scuola. Sta dicendo che non no, è così, io non però. Sono assolutamente così. Peraltro io vedo che in questo paese la visione delle cose è abbastanza capovolta. Noi praticamente ci stiamo, abbiamo aspettato per giorni che venisse rotto un silenzio e che soprattutto venisse condannata un'aggressione squadrista a danno di alcuni studenti del liceo di Firenze da parte di alcuni giovani che fanno parte della Federazione Giovanile di Fratelli d'Italia e che hanno delle colleganze ancora più imbarazzanti con altre associazioni di estrema destra. Si è cercato di confondere le acque dicendo che era una rissa. Qui non c'è stata nessuna rissa. C'era questo è stato un pestaggio un in piena regola, mi scusi, mi faccia finire.
Detto questo, non è stata condannata questa azione squadrista. Io ovviamente ritengo che il governo ovviamente non possa essere associato a questa azione scriteriata di questi giovani, però questi giovani devono sapere che non hanno l'appoggio del partito di maggioranza del governo di questa nazione, perché il ministro Valditara a un certo punto ha rotto il silenzio e l'ha rotto paventando delle ritorsioni nei confronti di una dirigente scolastica, la preside di questo liceo, la quale aveva scritto una lettera spiegando la nascita del fascismo. La memoria storica, io ricordo ancora i professori dei miei licei che mi parlavano di memoria storica, il fascismo non è nato sotto il balcone in piazza Venezia del Duce con migliaia di persone. Le parole di Valditara fuori luogo, troppo forti nei confronti della preside? Assolutamente sì, ma tra l'altro ha paventato delle ritorsioni perché non doveva intervenire in merito all'episodio gravissimo che si è consumato. Il fascismo nasce negli angoli delle strade dei pestaggi. Poi mi dice quando posso parlare, sì, cortesemente, come no, prego, perché Manina mi ha dato la parola. Concetto, perché se si allora, vuole ridimensionare la cosa, no, mi dispiace, è una cosa gravissima. Allora, quella nota della dirigente è un chiaro ed evidente intento di politicizzare e strumentalizzare quanto accaduto, perché se una preside, se fa riferimento a degli attacchi squadristi, ci sta dicendo che evidentemente quei ragazzi che sono di destra hanno l'appoggio di un governo che molti definiscono, adesso mi perdoni, vorrei parlare. La questione è per quale motivo, se dei ragazzi di destra colpiscono dei ragazzi di sinistra, necessariamente il governo deve prendere posizione, poi invece quando dei collettivi di sinistra a Bologna pestano dei ragazzi di destra, la sinistra non deve dire assolutamente nulla. È l'ipocrisia della sinistra, è l'ipocrisia anzi delle sinistre, perché prendiamo atto e il governo che è intervenuto al contrario, alla manifestazione dicendo appunto di Firenze che si vuole anche strumentalizzare e politicizzare il ruolo dei docenti e dei dirigenti scolastici. Questa cosa è una la cosa scuola indegna. Deve essere libera, chi vuole fare politica deve farla fuori dalla scuola e non all'interno della scuola. Ma questo esatto, mi ricollego proprio a quest'ultima parola. Nella scuola non si stava facendo politica, si stava facendo antifascismo, che è una cosa che va fatta come c'è va fatta l'antimafia. Però che il fascismo come non va esiste. Il fascismo no, non c'è. Come? Non c'è un pericolo di fascismo in Italia. In questi giorni la segretaria del PD ha ricevuto un è stato scritto su un muro proprio una cosa non solo fascista. Per questo la presidente Meloni è stata appesa a testa in giù a Bologna l'anno scorso, e anche su questo nessuno dice nulla. Qui non stiamo dicendo che anche i partiti di opposizione sono stati solidari, ovviamente. Quindi voi mi state dicendo che in Italia c'è il pericolo del fascismo? Certo che non stiamo dicendo che c'è il pericolo del fascismo. Io invece penso Giacomo Antonio, mi chiarisca. Secondo lei deve essere fatta un'attività preventiva all'interno delle scuole per parlare, appunto, come diceva Chiara Davo, della questione dell'antifascismo? Cioè, dobbiamo farlo, è necessario. Ma siamo tutti antifascisti. La scuola è un'istituzione. Diciamolo. E non abbiamo problema a dirlo. Mi risponde la Giacomo Antonio. Allora, voi, la prego. Scuola è un'istituzione e come tutte le istituzioni, noi abbiamo giurato su una Costituzione antifascista, che è la nostra Costituzione. La preside ha fatto una lettera dove è intervenuta nel raccontare come nasce il fascismo, quindi ha semplicemente fatto quello che le impone il suo mandato scolastico. No, mi perdoni, cioè non ha semplicemente posso, arginato il fenomeno guardi, della io la invito a rileggere della prepotenza la, e io la invito a rileggere la circolare della preside che fa riferimento al sovranismo, che fa evidentemente riferimento al governo Meloni e quindi indirettamente ci dice quindi, che il governo Casa Meloni Massia, mi avalla la violenza dei ragazzi. Era una preside, mi perdoni, schierata? Assolutamente sì, tanto che è stata candidata col PD. No. Ai, quindi siccome è stata candidata con PD avrebbe dovuto dire che l'aggressione era una cosa giusta. Io non credo che questo sia un problema, assurdo. Essere candidati o meno con un partito. Io credo che la questione sia che quella lettera che proprio lei stava dicendo è una delle lettere più belle che io ho letto. Però invece perdoni, proprio da una dirigente. Quella lettera, quindi io, e quegli episodi poi
fomentare un determinato tipo di linguaggio ha poi scatenato anche le manifestazioni che stiamo vedendo. Guardate. Ma quale linguaggio? Nero che lega l'aggressione che c'è stata davanti a Michelangelo, a quell'atteggiamento, a quello di criminalizzazione, di attacco ai collettivi, ai compagni che occupano le scuole, perché le scuole vengono riprese perché siano luoghi diversi da quelli del merito e della mercificazione della cultura. Siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti. Continuano a subire sconfitte su sconfitte, decidono con la loro tipica ipocrisia di cavalcare l'onda. Devo dire, Casa Massima, questa settimana però stiamo raccontando un'Italia molto di piazza. Ovviamente mi dissocio da quella Italia come gli anarchici che scendono a Torino, distruggono tutto, e mi dissocio dalla violenza. Però devo dire che i numeri fanno impressione, perché qui stiamo vedendo appunto le manifestazioni di Firenze dopo ovviamente gli episodi che si sono verificati. C'è un numero importante. Il governo su questi numeri, laddove poi vedremo anche la stessa Schlein che dice poco ha fatto la Meloni, avallata dal ministro Valditara, cioè li considerate questi numeri? Vi fanno riflettere? Sinceramente quello che posso immaginare è che il governo in questo momento stia cercando di richiamare un po' tutti al senso di responsabilità che ci deve contraddistinguere, cioè fomentare le piazze sui temi dell'antifascismo, sui temi del fascismo. È chiaro che siamo tutti antifascisti e siamo tutti contro i totalitarismi, però in questo momento c'è una parte della politica, e mi dispiace dirlo, ma è il PD con una nuova segretaria massimalista e spostata all'estrema sinistra, che devo dire alimenta questi focolai. Non sono più manifestazioni, ma si traducono in attacchi al governo. Quindi non scendiamo più in piazza per la Costituzione, non si scende più in piazza per la Costituzione, ma si scende in piazza contro il governo di destra. Ecco, è chiaro che le violenze vanno condannate. Il bullismo, lo sappiamo perfettamente, sono dei veri e propri reati. Non mi pare che questa violenza sia stata condannata dal governo. Questi episodi di Firenze, così come quelli di Bologna, sono episodi violenti che vanno recriminati. Dopodiché non si comprende il motivo per cui la sinistra debba necessariamente fare un'ideologia delle cose che accadono. Quindi, e strumentalizzarle per andare contro. Ma assolutamente propria. Sì. Ma io la strumentalizzazione la vedo al contrario. Brava. Perché quando il governo non affronta queste problemi, queste problematiche che ha il nostro paese, come può essere la tragedia che c'è stata a Cutro qualche settimana fa, come può essere anche questa. Perdoni, state chiedendo le dimissioni di tutti. Sulla questione di Cospito avete chiesto ormai le dimissioni. Ma ormai non fa più notizia. Le dimissioni di ministro, ma adesso chiederete le dimissioni di Valdità, cioè insomma io vabbè, se hanno fatto ridere, un governo con persone inette non è colpa no, nostra. Io penso vorrei ricordarvi che è stato maestro e quando sono state messe le mani sui disposti del codice penale per una cosa inutile. Sono state messe le mani sul codice penale per una cosa inutile, quale quella sul rave party, che era già normata dal nostro codice, semplicemente perché queste riunioni erano pericolose e pericolosissime. Accade un episodio gravissimo come quello di Firenze, non viene condannato immediatamente. Riunioni, quelle non sono riunioni, quelle sono un episodio grave, gravissimo. Guardi, se lei definisce il rave una riunione, mi dispiace, ma lei non ha assolutamente la contezza di che cosa sono i rave. I rave sono ricettacolo di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma veramente, e non dimentichiamo, diciamo, che E non è nuovo alle uscite, ma tipo questa, mi perdoni, tipo, perché ha detto dottoressa Giacomo Antonio, sì, mi spieghi proprio in maniera pragmatica
Che cosa le ha dato fastidio delle parole di Valditara? Me lo spieghi? Allora, intanto che è intervenuto a gamba tesa contro la preside, dicendo che non aveva titolo per intervenire. Ma solo perché su la preside era stata schierata al PD, alle passate politiche? Ma io non politiche. Ne faccio assolutamente un discorso partitico, è un fenomeno gravissimo. Tra l'altro quei ragazzi sono stati pestati, insultati, è stato inneggiato al fascismo. Io le immagini le ho viste e mi fanno molta paura. Esatto. Se lei ha visto quelle di Bologna invece per cui politico. Sono stati rinviati a giudizio, mi pare, sei, credo, ragazzi dei collettivi di sinistra, va sempre mi dispiace dirlo, ma voi come ma sempre cosa sta dicendo? Fate e attaccate sempre chi vi va contro a seconda di quello che è il sentimento delle persone, perché voi non guardate ai temi della politica persone, ma alla pancia delle persone. È abbastanza, voglio dire, evidente. Tutti siamo sgomenti. Sai che cosa è veramente evidente? Episodio, è evidente cosa? Che voi dite che siete antifascisti e siete contro i totalitarismi e poi invece a Firenze manifestate insieme a coloro che portano le bandiere falce e martello che in questo momento stanno occupando l'Ucraina. Io trovo che questo sia estremamente assurdo. Ipocrita. Sì, vabbè, no, l'ipocrisia è la contra e soprattutto farne una questione ideologica su una cosa così grave. Anche da parte vostra vergognosa. Che avete detto, pensate a voi che continuate ad avere la fiamma ancora nel logo di esatto, Fratelli d'Italia. Ma non solo, la falce e il martello fino a prova contraria non c'è nessuna legge. Al comunismo non che... ha fatto No, io non sto dicendo questo, io sto dicendo che in Italia non c'è nessuna legge anticomunista, invece antifascista sì. Quindi siamo io per questo fascisti e allora siamo ripetetelo, tutti contro perché ma avete lo visto diciamo. Avete, ma invece no, avete visto fuori quella scuola, sapete che sono i responsabili e continuate a non prendervi le responsabilità, imparate a parlare e a prendervi responsabilità, perché al governo è quello che si fa, dovete rappresentare tutti gli italiani, se non siete noi in grado, rappresentiamo, se non siete che i ministri hanno giurato sulla Costituzione italiana, ma sono che ministri, ma sono ministri che continuiamo ancora a dire che si devono dimettere, perché appena aprono ai ministri bocca. Di dimettersi un giorno sì un giorno no allora non dovremmo dire nemmeno la nostra più notizia scusate che ha fatto qualche settimana fa in un'intervista perché la nostra ha detto cose invece che dovremmo giustificare cioè sugli omosessuali o sulle donne siamo già tornati rispetto a questo la bravissima Manila ha fatto anche un intervento cercando. Rispetto io a questo io adesso non sto affrontando la questione che lei ha detto dell'Ucraina e del comunismo perché però è un dato di fatto sia, che scendete che in piazza insieme ai comunisti più, in questo momento più. I comunisti stanno occupando l'Ucraina è un fatto di coerenza il comunismo è una forma di totalitarismo c'entrano perfettamente perché allora io adesso voglio capire se la Meloni visto che in questi conferenti. Giorni è uscita una scritta stupidaggini. Fascista contro la Schlein se la Meloni almeno di questo la Schlein che cosa ha fatto durante tutti questi anni nei confronti della Meloni quando un giorno premier, sì un giorno no le viene data parlando. Della fascista e allora appendono Giacomo un Antonio, fantoccio duello a testa in giù oramai tra le due prime donne della politica italiana allora intanto io non ho mai pensato che la Meloni sia fascista e soprattutto non ne sto facendo ma un la discorso sì, contro il premier Meloni. Io ho soltanto detto che quella è stata un'aggressione squadrista, torno a dirlo, un pestaggio in piena regola. Non ne faccio un discorso politico, la segretaria del PD ha detto la sua, io ritengo che abbia detto cose assolutamente conferenti con l'accaduto. Ritengo che le parole di un ministro che ha giurato su una Costituzione antifascista, che non abbia condannato questo episodio gravissimo, siano sconcertanti, anche la parzialità con la quale si sono comportati. Allora, dalle sue dichiarazioni ritengo che lei non che ha ascoltato la, le dichiarazioni la preside del abbia Valditara, semplicemente fatto una lettera pacifica. No. Quella era una circolare dai contenuti del PC. Era una circolare dai contenuti tutti insieme perché se faccio fatica a gestire la trasmissione. Stavo dicendo che anche i ragazzi si sono ritrovati nelle parole. Dicevo che anche i ragazzi si sono ritrovati nelle parole della lettera della preside e soprattutto loro dicevano come può
una lettera, andare a creare altri scontri, altra violenza. La violenza va sempre condannata e il silenzio significa comunque complicità. È chiaro la sua posizione. Tra poco, dopo la pubblicità, manderemo in onda le dichiarazioni della Schlein, la nuova, la neo segretaria del Partito Democratico, che ha rivendicato appunto la sua contrarietà ai fatti accaduti, ma soprattutto all'estraneità di una Giorgia Meloni lontana dalle vere, come dire, motivazioni, dai veri temi del paese. Tra poco, non cambiate canale. Eccoci qua, ben ritrovati nella seconda parte del punto in questo venerdì, devo dire piuttosto acceso. Sto per completare questa parte della trasmissione del mio tavolo, l'intervista del punto, dopo andrà in onda il nostro telegiornale della sera e poi, come sapete, sarò al timone della prima serata, quella più importante della nostra rete, perché arriva il punto in prima serata con le famose poltrone gialle, che peraltro vi anticipo questa sera, una puntata davvero decisamente ricca di temi e soprattutto moltissimi saranno gli ospiti politici anche a carattere nazionale che raggiungeranno il mio studio. Ma adesso non allontaniamoci dal tema di questa parte della trasmissione, perché stiamo dando voce, e il dibattito politico è piuttosto acceso, sulla questione dei fatti che si sono avvicendati proprio in quel di Firenze, il liceo che ha visto travolto, insomma avete visto alcuni ragazzi che si sono proprio picchiati, da lì è partita proprio un'onda all'antifascismo. Ma le parole della neosegretaria Schlein hanno davvero fatto molto discutere e tra poco interverrà Fratelli d'Italia per rispondere alla provocazione, guardate. Credo che si debbano chiamare le cose per quello che sono. Quella che è avvenuta anche dalla ricostruzione che lei ha fatto oggi è stata un'aggressione di tipo squadrista, che non può essere tollerata in alcun modo. Ecco, io su questo stigmatizzo fortemente anche le parole del ministro Valditara, che ha teso a sottovalutare quello che è accaduto invece a prendersela con una preside che, facendo il suo mestiere, si è solo rivolta ai suoi studenti per sollecitare maggiore attenzione e limitare e, diciamo, eliminare l'indifferenza che si muove attorno a questi episodi di violenza, che credo non dovrebbe vedere nessuna accettazione e nessuna copertura, soprattutto da chi copre incarichi importanti di governo. Allora, avvocato Casamassima, di fatto le ho mostrato un estratto delle dichiarazioni della Schlein che va giù pesante nei confronti appunto del ministro Valditara. Ma io devo dire, Manila, che francamente queste dichiarazioni non mi stupiscono, ma per un semplice motivo, cioè tutta la campagna elettorale del PD e del Movimento 5 Stelle, quella trascorsa, battevano esclusivamente sul discorso fascismo ed antifascismo. Io penso che rispetto a questo ci sia una vuotezza di contenuti, non ci siano obiettivi da raggiungere, pertanto penso che la Schlein abbia semplicemente cavalcato l'onda di quella che è stata la circostanza, cioè una rissa, e ripeto che rispetto a questo c'è un professore che poi è stato ascoltato. Sicuramente è un atto di violenza, però questi atti di violenza non si verificano soltanto da parte di ragazzi di destra verso quelli di sinistra, ma anche dei collettivi di sinistra verso quelli di destra. La realtà è che la violenza va condannata a 360 gradi e mi dispiace dirlo, ma quella circolare della preside era un atto politico, perché nel momento in cui si parla di attacco squadrista si sta evidentemente dicendo che i ragazzi di destra sono dei fascisti, e nel momento in cui la preside fa riferimento al sovranismo, alla storia di Fratelli d'Italia nella sua circolare, fa un attacco al governo Meloni. No, non ha fatto riferimento alla storia sovranista di Fratelli d'Italia, come fate, ha fatto riferimento sempre alla nascita del fascismo negli angoli delle strade, perché così la preside è nato ha fatto riferimento al governo Meloni. Ha una serie di passaggi che non sono stati condannati e che sono stati tollerati. Sostenere non c'è assolutamente tolleranza, quei ragazzi saranno a quei poveri ragazzi che sono evidentemente stati perché sono stati indagati, risponderanno degli atti che hanno compiuto. La violenza va condannata, ma non nascondiamolo, però diciamo le ma cose come stanno. Ma chi è che lo sta nascondendo? Anche della circolare della preside, io non capisco perché creare su di quella un problema politico, perché era un atto perché politico non lo e è. La politica non lo deve e stare quando lei diceva che solo i ragazzi di sinistra si sono rivisti in quella lettera, invece no, politica tutti gli studenti, per giustificarsi. E io veramente vi chiederei forse di fare un giro non solo nelle scuole ma proprio nelle piazze dove dite che noi ci siamo sempre, venite ma anche guarda, voi per posso, ascoltare un po' a questo, il paese, allora, guarda, non molto, mi sembra che siete molto banalmente, attenti, banalmente le devo dire che la manifestazione paese di Firenze è chiaro che nell'intento poteva andare, era giusta, no? Antifascismo, sulla Costituzione, l'insegnamento,
perché non abbiamo partecipato a quella manifestazione? Con perché era evidentemente una manifestazione contro il governo Meloni, e tanto si è verificato anche dalle dichiarazioni del presidente Ampi, che io vi invito a riascoltare, il quale ha parlato di governo fascista. Noi siamo tutti accanto ai partigiani, ma io non andrò mai e mi rifiuto di andare ad una manifestazione dove c'è un presidente dell'ANPI che va contro il governo e lo dichiara fascista, e dove ci sono delle bandiere con falce e martello, Giancarlo, perché noi siamo Pagliarulo per la Costituzione, contro i totalitarismi politico, e siamo sicuramente antifascisti. Questa è la notizia del giorno, che voi non accettate. Educativo, fate fatica ad accettare, perché dovete cavalcare l'onda dell'antifascismo, perché non avete uno straccio di programma per questo paese. E i risultati delle ultime elezioni gli hanno dato, è vergognoso, ci hanno dato ragione. La strumentalizzazione politica la state facendo voi. Ma assolutamente il no, il presidente dell'ANPI ha semplicemente di fare detto politica che il mandato nelle scuole, formativo della preside le consentiva giustamente di intervenire, perché la scuola la è un'istituzione e noi siamo una repubblica antifascista. Però Giacomo Antonio, io non voglio infierire e non voglio mettere il coltello nella piaga, però io credo, vivendo in un paese democratico, che la preside aveva tutto il diritto di fare quella nota, appunto, quella lettera, però io credo che non posso non mettere, da esperta della comunicazione politica, mi perdoni, qualcosa conterò, il fatto che comunque la preside avesse avuto, che nelle politiche passate ha scelto il PD, poteva scegliere qualsiasi altro partito, però sai, quando sei schierata politicamente, viene, le faccio la domanda, viene il dubbio che una persona ancorata con un determinato partito, che in questa circostanza il PD, ma poteva essere un altro partito, sia un po' troppo di parte? Assolutamente sia no. Sia concreta, perché poi assolutamente questo è, io interpreto, no, io sono quello obiettiva, che sentiamo, no? Io sono obiettiva, a parte il fatto che di solito, diciamo, la cultura intellettuale italiana, quindi, diciamo, è sempre più vicina che al Partito Democratico, comunque alla centro-sinistra, e poi ha fatto questa legge, cioè non le fa presa le due cose non cosa. Sono no, no, per quanto riguarda le due cose che non i ragazzi sono di destra abbiano organizzato quest'estate un incontro con Capezzone, i collettivi di sinistra ne abbiano voluto impedire la libera manifestazione, tanto che poi sono intervenute le forze di polizia. Lei rispetto a questo che cosa mi dice? Però il collettivo di sinistra. Lei che cosa lei mi dice? I ragazzi di, quello che è successo davanti di destra non potevano ottenere un incontro con Daniele Capezzone sul e lei tema vuole diversificare, sta dicendo che è stata fatta una strumentalizzazione politica. Ma di che stiamo parlando? L'opposizione non mi sembrano cose che devono essere messe sullo stesso piano. No, li mettiamo sullo stesso piano. La violenza è violenza, anche quella è libertà, anche quella è libertà. Ma se viene Daniele Capezzone, i collettivi di sinistra devono impedire la manifestazione. Questa cosa la giustifichiamo con quella strumentalizzazione politica. Ma di che cosa stiamo parlando? Il motivo per cui non siete scesi in piazza l'altro giorno come a Firenze. Strumentalizzate qualunque cosa, perché non avete uno straccio di programma come opposizione. Perché avete paura di scendere in piazza, di vedere i cittadini cosa vi dicono. Quando lei parla di strumentalizzazione, attribuendo ad una certa sinistra di, appunto, scusate il gioco di parole, strumentalizzare ogni vicenda per chiedere le dimissioni di qualcuno, per esempio abbiamo sentito qualche giorno fa anche le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che diceva: quando ero io al governo fu proprio la Meloni che chiese le mie dimissioni, quando sullo stretto di Sicilia, certo, morirono tanti migranti per un non salvataggio, come dire, eseguito. Ok, allora se vogliamo fare una riflessione rispetto a questo, per esempio non mi risulta che il PD, dopo quelle che sono state, diciamo, le dichiarazioni rese rispetto alla tragedia di Cutro, il PD abbia chiesto la mozione di sfiducia, non l'ha fatto, ha cavalcato il tema della morte strumentalizzandolo e utilizzandolo per fare un'opposizione, così, ma no, poi non ha chiesto la mozione di sfiducia. Il tema della morte credo che sia più una cosa che fate voi, e infatti le dichiarazioni che avete fatto, senza avere il minimo rispetto delle persone che, appunto, diciamo, sono che morte in mare. Allora, facciamo una cosa, ho lanciato un tema così importante che merita un approfondimento a tutto tondo, quindi io rinviterò gli stessi ospiti per dare il capitolo successivo, cioè la tragedia di Cutro, che per
peraltro, come sapete, tutti i giorni me ne sto occupando, ovviamente. Allora, devo andarmi a preparare perché c'è la lunga maratona, arrivano oltre 40 politici questa sera, le poltrone gialle che cambieranno di continuo perché i temi sono tanti, sapete, per quasi 4 ore sarò con voi in diretta. E allora, saluto, grazie per aver accettato il mio invito, a Chiara Addabbo dal Partito Democratico. Grazie. Che tra l'altro so che qualche giorno fa c'è stata un'importante manifestazione pro i diritti delle donne e anche del mondo LGBT. Com'è andata? Sì, è andata molto bene, è stato un primo momento in cui appunto è nato questo coordinamento dell'8 marzo a Bari e speriamo che possa andare avanti. È stato un bellissimo momento, non solo femminista, ma ci tengo a dire transfemminista. Forse la nostra città effettivamente ci dà lo spazio che meritiamo. Grazie per l'invito, ma ho promesso che verrò a trovarvi perché io sono, al di là della questione partitica, sono sempre a favore dei diritti, soprattutto per i diritti di genere e non solo. Grazie anche all'avvocato Raffaella Casamassima, che tornerà sempre così combattiva nelle mie trasmissioni. Grazie a Monica Giacomo Antonio, volto oramai del Punto. Buonasera. Grazie. E allora, do la pubblicità, linea ovviamente il TG della sera, mi vado a preparare che tra poco c'è davvero la prima serata del Punto con una programmazione davvero ricchissima di ospiti, ma soprattutto al centro del dibattito tanti saranno i temi. Non cambiate canale, a tra poco.